specifica, anzi, sarà quello della notifica della sentenza alla Casa Comune. Io credo che è un dato, quello della notifica ineccepibile, rispetto al quale si potrà tracciare una cronologia di presentazione al Consiglio Comunale del Servizio di Bilancio, letto lo svolgimento del processo e letta la sentenza, fatte le dovute osservazioni, laddove saranno necessarie, si potrà tranquillamente procedere con grande serenità e conoscenza del decreto stesso, perché a quel punto realmente diventa un atto dovuto. Però immaginate di venire in Consiglio Comunale, facendo il debito di bilancio, e ipotizzare che tutti e tre i consigli comunali, che sono escluse, siano pronti ad alzare e passare la mano, io la ritengo anche un po' offesa ai consigli comunali che vogliono veramente intelligenza. Per cui io proporrei innanzitutto di procedere a un trasferimento dei debiti fuori bilancio. Proporrei soprattutto di determinare un criterio di presentazione al Consiglio, che a mio avviso potrebbe essere quello suggerito, cioè quello della data di modifica della sentenza alla Casa Comunale, per poi procedere anche in più sedute, perché sicuramente saranno necessarie più sedute di Consiglio, in qualche mese al riconoscimento di tutte le sentenze che oggi ne abbiamo all'attenzione della Sisi. Questo non lo dico perché voglio fare un atto d'accusa nei confronti di qualcuno, ma lo dico semplicemente perché ritengo che la questione del debito di bilancio sia realmente molto spinosa e realmente può provocare delle fibrillazioni interne a ciascuna componente, la maggioranza, all'intero Consiglio Comunale, tali da levare una serenità allo stesso. Allora, io ritengo che invece il Consiglio Comunale debba votare gli atti con la massima tranquillità. Credo che farlo dando a ciascuno la possibilità di leggere gli atti con attenzione sia la forma migliore che si possa adottare. Chiaramente ciò si arriva frazionandoli, per cui la mia proposta, segretario, la mia proposta è quella innanzitutto di parcellizzare l'attuale ordine del giorno in più sedute consigliari con la presentazione di non più di 20 debiti di cui bilancio all'ordine del giorno. Stabilire innanzitutto se i debiti di bilancio che sono stati posti all'attenzione del Consiglio Comunale siano gli unici, o se ci sono altre sentenze che sono state giudicate agli atti della presidenza del Consiglio. Io non, oggi non sappiamo se in totale abbiamo solo 117 debiti di bilancio da presentare le sentenze, o se a questi 117 se ne sono altri 400. No, io parlo solo di sentenze passate giudicate, perché le transazioni necessitano poi di approfondita e di ulteriore. Noi stiamo parlando di sentenze passate in giudicato con la specifica rispetto al processo già fatto. Una volta chiarito, quante sentenze passate in giudicato, ripeto, sentenza passata in giudicato si intende quella che non è più impugnabile, o perché ha fatto le tre fasi del giudizio civile, o perché sono decorsi termini di impugnabilità. Una volta stabilito quante sentenze passate in giudicato giacciono agli atti del Consiglio Comunale, stabilire un ordine di presentazione al Consiglio che serve alla data di notifica della sentenza. Io capisco che magari che praticamente l'ordine di presentazione serve alla data di notifica della stessa sentenza alla Casa Comunale. Questa è la proposta che io faccio, alla quale ovviamente lei con una proposta di rinvio dell'attuale Consiglio Comunale, nella speranza che il suggerimento dato possa essere. Però io non vorrei che il voto alla mia proposta di rinvio fosse limitato solo alla proposta di rinvio, ma l'intero pacchetto della proposta che si sostenuta. Quindi, disarticolazione di 20 sentenze eseguite, passate in giudicato per una delle prossime sedute consigliere. Verificare quante sentenze esecutive giacciono presso la presidenza del Consiglio e soprattutto presentarle al Consiglio tenendo conto della data di modifica della sentenza alla Casa Comunale. Questa è la proposta che io faccio e spero che i colleghi siano disponibili ad accoglierla. Consigliere Giancarlo, voglio passare la parola al consigliere del Balsamo, voglio dare alcuni raguardi al consiglio e dal consigliere Giancarlo che ha parlato. Allora, presso la presidenza del consiglio giacevano i 17 termini di presenza presentati. Alla ragioneria invece sappiamo che ci sono molti altri termini con tendenza eseguita che giacciono. Guardando il nostro posto di vita, il Consiglio Comunale dovrebbe
Consiglio, se non per responsabilità del Ministero di Ricerca, io penso che poi il Consiglio si deve andare a questa, meglio che non avvisiare, ci sta guidando retro, o i dirigenti o gli amministratori precedenti a questo Consiglio Comunale. Quindi io direi, se viene accettato il Consiglio di Consiglio, e abbiamo già in atto una riunione della conferenza dei Capigruppo del 18-15, in quella sede di articolare il lavoro così come pare che debba essere fatto, nel senso che per non portare tutti i 117 termini fuori bilancio, magari al Consiglio Comunale ci inseriamo, e questo dovrebbe essere il prossimo, la verifica della conferenza dei Capigruppo, mettere tutti i termini alla volta fino ad arrivare alla conferenza del 117. Detto questo, penso che non debba dire aggiungere altro, come scendere così. Quindi, presso la segreteria,